All'inizio del Novecento, l'impresario armeno Nikita Balif sbarca negli Stati Uniti portando con sé la sua compagnia d'operetta denominata La Chauve-Souris, nata a Mosca e poi divenuta famosa a Parigi. Con gli artisti di Balif, insieme a costumi e scenografie, sbarcano in America canzoni di grande successo, destinate a fare il giro del mondo. In quegli stessi anni, una disputa tra gli esploratori americani Cook e Peary su chi avesse per primo raggiunto il Polo Nord attanaglia il mondo. A stabilirlo interviene il Congresso degli Stati Uniti d'America a favore di Peary. La disputa finisce sul palcoscenico del celebre cabaret La Luna Rossa di Parigi. Tra il 1840 e il 1860, famiglie di cantanti girovaghi provenienti dalle Alpi bavaresi percorrono in lungo e in largo lo stato del New England, cantando, accompagnati da violino e chitarra, canzoni in stile popolare che riprendono melodie della loro terra d'origine. Tra queste c'è la famiglia Rainer, che dopo aver ottenuto uno strabiliante successo a Londra, cantando davanti al re Giorgio IV, si stabilisce per 4 anni a Boston. Qui i Rainer danno inizio a un nuovo stile di allegra musica popolare polifonica. I Rainer sono tra i primi a far conoscere lo yodel nel nuovo mondo. In poco tempo diventano così popolari che celebri pianisti e compositori anche famosi approntano in poco tempo arrangiamenti pianistici dei loro successi. Alcuni anni prima, a Parigi, si apre il celebre teatro dell'Olympia, creato dagli stessi ideatori del Moulin Rouge. Pochi sanno però che questo simbolo della Parigi musicale viene costruito sulle ceneri di un'altra costruzione fantasmagorica, demolita nel 1892, le Montagne Russe. Nel cortile di un palazzo in Boulevard des Capucines 28, nel 1888, l'impresario di origine catalana Joseph Oller fa costruire quella che diventa in pochissimo tempo una popolare attrazione. Essendo costruite interamente in legno, per paura che possano prendere fuoco, nel 1892 il prefetto di Parigi ne ordina la demolizione per ragioni di sicurezza. Nel 1913 viene pubblicata la canzone The Trail of the Lonesome Pine, ispirata all'omonimo romanzo di John Fox. Lo spartito gira per i salotti e le sale da concerto, finché a rendere immortale la canzone arrivano Stanlio e Ollio. For I know she's waiting there for me neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am long for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, like the mountains I'm blue, like the pine, I am lonesome for you. Virginia, on the trail of the lonesome pine.
A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con l'aumento del benessere, i pianoforti entrano sempre più nelle case private e i giovani della borghesia emergente si appassionano alla musica. Si ritrovano a casa con pochi intimi per suonare romanze famose, arie d'opera facilitate o musica da ballo, e chi è più bravo si lancia in un pezzo di bravura. Per soddisfare queste esigenze di pubblico e di mercato, nasce in quegli anni un'editoria specializzata in brani semplici e riduzioni per pianoforte anche di opere famose, adatte a esecutori non professionisti. Le copertine di questi brani hanno il compito di pubblicizzare gli spartiti, ma ricche come sono di colori, in alcuni casi vengono anche utilizzate per ornare le vetrine di negozi. La copertina diventa un oggetto pieno di fascino. La copertina che racconta e celebra un avvenimento famoso, un fatto incredibile, una scoperta o un'impresa. La copertina che diventa una cartolina da spedire a casa o agli amici lontani per raccontare e descrivere fatti o accadimenti fuori dall'ordinario. Ma la copertina diventa soprattutto il racconto di un'epoca, lo sviluppo della litografia a colori, la diffusione del pezzo musicale breve, l'affermazione della house music concepita per un ceto borghese, diffuso in tutta Europa e oltreoceano, che fa entrare nei salotti i grandi successi del varietà, del vaudeville, ma anche fatti di cronaca e conquiste importanti. Scrigno di questa importante memoria è la mostra Spartiti delle Montagne, firmata dal Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino, che ha visto partecipare gli studenti e i docenti del Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo. A loro è stato affidato il compito di far rivivere le note scritte dietro le immagini di copertina e di dare la voce a un mondo di ricordi e luoghi lontani.